la prende Pini, e quindi tre errori consecutivi per Roseto nel primo possesso offensivo. Dall'altra parte Matteo Fantinelli taglia fuori di Benevelli, venuto, può partire giocando il suo primo pallone offensivo. Lunen va nell'angolo da Benevelli, sotto per Fantinelli che appoggia il vantaggio. 43 secondi da giocare, un primo quarto velocissimo. Venuto, esce dai blocchi Cinciarini, va dentro il Cincia, alza la parabola per evitare la stoppata di Sherrod, bravissimo. Rimbalzo Rosselli che supera la metà campo in palleggio. Rosselli va dentro, torna sui propri passi saggiamente, palleggia, trova nell'angolo Fantinelli, Cepini contro Busciati, lo può attaccare per l'evidente mismatch, raddoppio di marcatura, Fantinelli a spazio da tre, rimessa di Fantinelli, va da Guido Rosselli, Benevelli ci prova da tre, segna Andrea Benevelli, supera la metà campo, difesa uomo per gli Sharks, si cerca il primo canestro dal campo in tutto l'ultimo quarto, lo sto chiamando a voce ad ogni possesso offensivo dei bianco-blu, vediamo se è la volta buona. Lunen, semigancio, però Rosselli, recupero, supera la metà campo Rosselli, meno 3, 3-10 alla fine, va da Fantinelli, Esbruck da 3, Esbruck da 3, recupero, Rosselli, Rosselli, Rosselli va dentro e appoggia, più 2, cost to cost, Guido Rosselli, 7-6-7-4, Busciati, Esbruck, Esbruck recupera, contropiede per Kenny, più 4, 2 recuperi e palla in mano, Fantinelli, protagonista anche lui, Esbruck, Esbruck dentro, alza la parabola, più 8, più 8, feroce in questo overtime, 3-13, Rosselli ne recupera un'altra, Guido Rosselli, palla per Lunen, Cinciarini, siamo già dall'altra parte del campo, Martino dice frena, frena, dove vuoi correre, ultimi 3 minuti, più 8 e palla in mano, era parità 2 minuti fa, Cinciarini da 3, Cinciarini!